Allora, ragazzi, guardate questo esercizio. Si tratta del calcolo del perimetro dell'area di un poligono nel piano cartesiano. Il testo dice questo: rappresenta sul piano cartesiano il quadrilatero avente per vertici i punti A di coordinate meno 2, meno 1, B di coordinate 4, meno 1, C di coordinate 4 e 3, D di coordinate meno 2, 3. Quale figura geometrica ottieni? Calcola il suo perimetro e la sua area, fissando come unità di misura sul piano U uguale a un centimetro. Allora, mi disegno il piano cartesiano, trovo i punti A e B, secondo quello che conosciamo, appunto, e una volta trovati i punti, congiungo i diversi punti, appunto, secondo l'ordine alfabetico, A con B, B con C, C con D e D con A. Si ottiene un rettangolo. Di questo rettangolo io devo calcolarmi il perimetro e l'area. Quindi intanto comincio a trovarmi la lunghezza dei lati. I lati sono uguali a 2,2 in quanto un rettangolo si vede subito. AB me lo trovo con la formula di x di A meno x di B e viene 6 cm. DC è uguale a x di D meno x di C e viene sempre 6 cm. State attenti a quando utilizzate la formula non sbagliare con i segni perché se no non vi trovate. Fate un piccolo riscontro poi sul piano per capire se corrisponde a 6 la lunghezza. Tenete conto che ho preso come unità di misura due quadretti che corrispondono a un centimetro. Ok? Benissimo. Adesso la evidenzio questa cosa. Guardate. Quindi l'unità di misura è questa che corrisponde a un centimetro. Va bene? Sono due quadretti. Adesso mi vado a trovare le altre due distanze BC. Valore assoluto stavolta y di B meno y di C. Vado a vedere le y di B, quindi viene valore assoluto di meno 1. Y di C è devo fare meno più 3, quindi meno 3 uguale valore assoluto di meno 4 che è uguale a 4. Mi trovo anche la distanza di A, valore assoluto y di D meno y di A uguale valore assoluto y di D sarebbe 3 meno y di A sarebbe meno meno 1, quindi meno meno 1 più 1, valore assoluto di B più 4 che è uguale a 4. A questo punto posso già trovare il perimetro, 2P sarà uguale 6 per 2 più 4 per 2, quindi viene 12 più 8 uguale a 20 centimetri. Ok? L'area invece, per trovare l'area non devo fare altro che fare base per altezza che conosco, la base è 6 per 4 uguale 24 centimetri quadrati. Ok? E il problema è terminato. Quindi mi trovo nelle coordinate dei punti, unisco i punti e dico che figura si ottiene. Dopodiché mi trovo le distanze, la lunghezza dei lati, proprio utilizzando la formula delle distanze, e poi procedo per il calcolo del perimetro e dell'area. Ok, alla prossima!